La pandemia di Covid-19 ha evidenziato quanto sia difficile per molti giovani entrare nel mercato del lavoro. Con la crisi finanziaria del 2008, la disoccupazione giovanile era passata dal 16% al 24,4% nel 2013, fino a raggiungere il livello minimo del 14,9% poco prima della pandemia. Tuttavia, la disoccupazione giovanile ha sempre registrato valori più che doppi rispetto alla disoccupazione generale. I dati più recenti indicano che nell'Unione Europea la disoccupazione giovanile si attesta al 15,4% e in molti temono un'impennata nel prossimo futuro. Così, l'Unione Europea, attraverso nuove iniziative o migliorando quelle già esistenti, ha elaborato un pacchetto di sostegno all'occupazione giovanile e l'Agenda Europea per le competenze, misure che gli Stati membri devono poi implementare. Innanzitutto il programma Garanzia Giovani, che sarà migliorato per coinvolgere i giovani più vulnerabili. Poi Next Generation EU, il Fondo Sociale Europeo Plus, React EU. L'insieme di questi ed altri programmi permetteranno sovvenzioni di avviamento all'impresa, prestiti per giovani imprenditori, sistemi di tutoraggio e incubatori di imprese, bonus per piccole e medie imprese che assumono apprendisti, investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie dell'apprendimento digitale, programmi di formazione per acquisire nuove competenze necessarie sul mercato del lavoro. Una nuova agenda europea per le competenze mira infatti ad una competitività sostenibile, all'equità sociale e alla resilienza. Del resto, un'istruzione e formazione professionale più agile offrirà anche agli adulti l'opportunità di migliorare o modificare la propria carriera. Infine, SURE, lo strumento temporaneo antidisoccupazione nell'ambito del quale l'Italia riceverà 27,4 miliardi di euro, utile a finanziare la cassa integrazione. Questi ed altri temi saranno approfonditi sulla rivista Città Nuova di ottobre e su cittanuova.it.